nella spiaggia davanti alla Madonnina e per dire proprio qualcosa sulle spiagge libere, sulla gestione del Comune di Pescara, ma anche? Anche sui parchi e su Collebreccia, perché di fatto il tentativo che sta facendo questa amministrazione è quella di privatizzare spazi che sono pubblici, quindi non dimentichiamo che questi spazi sono stati utilizzati proprio per l'utilità pubblica e a servizio dei cittadini. Di fatto, e io vi chiedo anche di leggere attentamente l'avviso che hanno fatto per l'affidamento delle spiagge, si evidenzia chiaramente che l'obiettivo di questa amministrazione è tutt'altro. Non è un obiettivo che si rivolge verso il sociale, non è un obiettivo che cerca anche di promuovere delle occasioni di lavoro e che soprattutto in questo periodo veramente rappresenta una grandissima criticità. Se leggete bene il bando, si chiede, si dà all'interno dei requisiti, si precisano associazioni iscritte alla Camera di Commercio con partita IVA, quindi che svolgono attività verso l'esterno. Allora questo che cosa farà? Limiterà di fatto l'utilizzo di queste spiagge che sono state sempre pubbliche a tutti. Quindi portare magari un ombrellone, una sedia, eccetera, bisognerà ormai chiedere un'autorizzazione. Ma ancora di più io credo che forse sarebbe anche da valutare bene se ci siano dei principi di legittimità all'interno di questo bando, perché non è possibile prevedere che questo affidamento duri 8 anni. Guardate che 8 anni è un periodo davvero enorme. Tutto questo per tenere le spiagge pulite? Allora, di domande ce ne stiamo ponendo tantissime. Noi anche per quanto riguarda la gestione dei parchi, adesso valuteremo e vaglieremo bene l'avviso che uscirà, il primo avviso che uscirà per il Parco dello Sport, però quando abbiamo lavorato sul regolamento per l'affidamento dei parchi, siamo stati ben attenti con degli emendamenti ad andare ad inserire il valore sociale che queste infrastrutture, e mi preme sottolinearlo, infrastrutture sociali, hanno.